Nell'agosto del 2020, nel quartiere catanese di Librino, gli appartenenti ad un gruppo mafioso condussero una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di soggetti del clan mafioso rivale. Ne derivò una sparatoria cruenta, a seguito della quale due soggetti, crivellati da colpi di pistola, restarono uccisi sul colpo, altri sei invece furono gravemente feriti. Solo il caso ha evitato che ci potesse essere una strage in quella determinata circostanza, poiché la scena del crimine è di fatto ubicata in un quartiere ad alta densità abitativa e dove gli abitanti sono soliti nel periodo estivo stazionare su pubblica via durante le ore serali. A seguito di serrate indagini, stamattina i carabinieri di Catania hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia a carico di 14 soggetti, tra coloro i quali parteciparono a quel cruento evento. Gli indagati sono ritenuti responsabili di duplice omicidio, di tentato omicidio, di porto illegale di armi da fuoco su pubblica via. Tutti i reati aggravati dal metodo mafioso.